In questo video vediamo in tempo reale un aggiornamento alla nuova versione di Divi, dove sono stati integrati i nuovi Divi Scroll FX. Vediamoli un po' qua in azione, vediamo un po' se riusciamo a vederli, ecco qua. Gli Scroll FX che sono presenti adesso nella versione nuova di Divi, che dovrebbe essere la 4. Adesso non mi ricordo, ma la vediamo subito appena ci logghiamo nel nostro sito demo per presentarli. Appunto in questa nuova versione di Divi sono presenti questi nuovi effetti che possono essere ottenuti per animare qualsiasi contenuto all'interno dei nostri siti. Quindi se noi abbiamo delle immagini, dei testi, qualsiasi modulo che è contenuto all'interno delle pagine create con Divi può essere animato con questi scroll effect. Se ancora non hai la versione di Divi, ti invito a comprare dei nostri link affiliati qua sotto, quindi grazie in anticipo, perché le varie commissioni che potremmo prendere vengono subito reinvestite nei video tutorial di Impara Qui, quindi grazie. E come vedi appunto la versione Pro, che è l'unica, la versione di Divi che puoi acquistare, contiene questo nuovo effetto appunto. Quando crei siti puoi appunto aggiungere dei effetti bellissimi. Vediamo un po' come si gestiscono, come si creano questi nuovi effetti. Vado adesso nella sezione che riguarda gli aggiornamenti del mio sito per vedere se posso direttamente aggiornare Divi all'ultima versione. Ok, tra l'altro qui, quindi la versione è la 4.3.2 dovrebbe essere. Adesso controlliamo se è veramente quella che ci serve a noi. Intanto ti ricordo che ti lascio nelle schede dei tutorial interessantissimi se non li hai ancora visti. Uno in particolare è su RankMath, che è un ottimo plugin per gestire la SEO su WordPress, quindi ti lascio il link nelle schede qua e anche in descrizione. Vediamo un po' se riusciamo a venirne a capo di questo nuovo aggiornamento di Divi. Intanto diamo un'occhiata ai vari esempi che ci fanno vedere qua. Guarda che carino anche questo qua. Possiamo far comparire e scomparire degli elementi all'interno delle nostre pagine. Poi possiamo, guarda qua anche, sì, anche qui c'è un effetto di comparsa, diciamo, fade in. Questo è divertente, ecco, questo è molto bello. Possiamo fare rotolare nella pagina degli elementi e anche poi scomparire man mano che l'utente torna su. Bellissimo, questo è uno dei più carini. E vediamo un po' come si ottengono questi effetti. Vediamo se è aggiornato correttamente Divi. Adesso controlliamo che sia l'ultima versione disponibile del tema. E intanto, ok, perfetto, sì, dovrebbe essere tutto quanto a posto. E intanto andiamo direttamente adesso a visitare il nostro sito e creiamo una nuova pagina e la modifichiamo. Vediamo un po', la facciamo blank page, anzi, quindi vado qua sulla destra e metto attributi della pagina, blank page, vado su pubblica, ok, attiviamo il nostro carissimo Divi Builder, ok. Se non hai ancora visto, ho fatto un tutorial completo su come iniziare da zero con Divi, quindi se sei ancora alle prime armi magari vai a darti un'occhiata al tutorial, e se vuoi approfondire ho un corso meraviglioso che si chiama Divi Basic, interamente dedicato a chi vuole approfondire le abilità anche di costruzione di siti web con Divi. E faccio vedere tante cose molto interessanti, tra cui anche il fatto di prendere il controllo completo oltre al Divi Builder. Ovviamente ti faccio vedere anche come si fa a gestire la parte del blog, e quindi è un corso molto comodo. Divi Basic, te lo lascio anche quello in descrizione. Clicchiamo su, scegliamo un layout, va? Così ce ne importiamo uno già pronto, ne mettiamo uno divertente come potrebbe essere quello delle, vediamo se si connette, perché qua sono in locale, si dovrebbe connettersi correttamente. Ce n'era uno carino con i succhi di frutta, eccolo qua, secondo me questo potrebbe essere indicato per i nostri effetti. Vediamo se ci dà qualche pagina carina. Questa è un po', sì, potremmo prendere questa come esempio, vai, use this layout. Diamogli il tempo di importazione, siccome sta caricando anche l'immagine adesso ci metterà un attimino. Fammi sapere nei commenti se stai già utilizzando questo nuovo effetto di Divi, come ti trovi, se pensi che sia che sia divertente, che possa aiutarti a fare dei siti web più accattivanti, ma soprattutto che funzionino meglio anche dal punto di vista della conversione, magari dello stupore in questo caso degli utenti che utilizzano i siti. Perfetto, questo è il nostro layout preconfezionato di Divi. Ok, scrolliamo, io direi di applicare questi nuovi effetti a questa immagine del pomodoro. Vado a direttamente, ovviamente ti ricordo che questi effetti possono essere applicati a ogni singolo aspetto di Divi, quindi anche alle sezioni esterne, alle righe e alle immagini, ai moduli, eccetera. Adesso ti faccio vedere come ho fatto ad applicare questo effetto a questo pomodoro. Guarda, ti faccio vedere come viene nel front-end. Allora andiamo a ricaricare la pagina, ok, adesso io scrollo in basso, scrollo, e qua mi compare un pomodoro che mi entra nel campo visivo. E la cosa divertente è che se io torno su, il pomodoro riscompare, come vedi, no? Adesso ovviamente
si può perfezionare l'effetto. Comunque ti faccio vedere come si fa a ottenerlo. Allora, ti basta cliccare ovviamente sull'ingranaggio, andare su avanzate, su scroll effects, e da qui io in questo caso gli ho messo l'horizontal motion. Come vedi ce ne sono tantissime tipologie, puoi farlo muovere in verticale, in orizzontale, fare un effetto di sfumatura dallo sfocato alla messa a fuoco per esempio, o viceversa, farlo ingrandire o rimpicciolire, farlo ruotare e farlo sfocare. Quindi no, questo qui in realtà è fading, è semplicemente dall'opacità zero all'opacità massima, quindi lo fai praticamente sfumare in visione, diciamo. E la cosa bella è che puoi combinare insieme tutti questi effetti. Vediamo come funziona il combinatore il manipolatore di effetti in generale. Allora, come vedi, eccolo qua, ci sono due sezioni. La prima consiste in una barra, diciamo, di viewport, che consiste nel regolare l'effetto in base al punto in cui tu stai scrollando, e invece la seconda parte dell'offset è la più comoda perché ti consente di gestire da dove deve partire l'animazione, dove deve finire e dove deve essere al centro e dove deve finire quando è finita, quindi quando hai scrollato fino in fondo nella pagina. In questo caso io gli ho messo meno 4, quindi quando io sono in cima l'animazione parte a meno 4. Se poi dopo, quando arrivo poi al centro, l'animazione sarà a 0, quindi si troverà nel punto chiave del mio modulo, che è il punto statico in cui l'ho inserito, e poi per finire dico di restare fermo, quindi gli dico di lasciare 0. Se invece gli dicessi che voglio rifarlo tornare indietro per esempio, posso spostarlo di meno 2 per esempio, no? Vediamo un po' cosa succede. Quindi io adesso scrollo in basso, lui va al centro e poi vedi che torna un po' indietro, vedi? E poi si ferma lì. Quindi come vedi ho un movimento del genere, no? Perché gli ho detto alla fine di tornare indietro di altri due, cioè di partire da meno 4 come vedi, di andare a 0 e di tornare a meno 2. E quindi questa è una prima manipolazione. La seconda manipolazione riguarda invece la barra del viewport. Puoi dirgli di vediamo un po' se si modifica qualcosa, se la sposto, in questo caso no, probabilmente se sposto questa qua si modifica. Ecco, questa qui semplicemente ci dice come gestire queste modifiche di offset che abbiamo messo sotto, come vedi, no? Quindi diciamo che vogliamo che la parte che va dal meno 4 allo 0 deve essere più rapida, quindi quando noi scrolliamo vedi come va veloce adesso, lì subito, velocissimo, il pomodoro va a finire lì, no? Se lo avvicino ancora di più sarà velocissimo, guarda. Guarda, si riesce neanche a vedere praticamente. Guarda, tac tac fa, tac tac. Se invece la voglio fare un po' più lenta, anzi la voglio rallentare al massimo, guarda, la metto così e lui molto lentamente, il pomodoro, vedi, si metterà nella posizione appunto che gli ho chiesto di assumere. Devo connettermi un attimo all'elettricità, se no si spegne il computer mentre sto facendo il tutorial. Ok, andiamo a vedere adesso un'ultima cosa. Se io voglio fare per esempio... voglio anticipare invece questa chiusura del punto finale prima che l'utente sia uscito dallo schermo, come vedi, eccola qua, me l'ha già chiusa quando io sono praticamente a questo punto. Se voglio chiuderla ancora prima l'animazione, sposto così e semplicemente è una barra che ti fa regolare quanto veloce l'animazione deve essere, quanto compressa o quanto allargata deve essere la tua animazione. Tra l'altro il punto centrale lo puoi anche suddividere in altri due punti se vuoi, e la parte centrale la puoi addirittura allungare, quindi far sì che duri più tempo. Come vedi adesso per esempio io, se voglio che la parte del centro duri più tempo, ho un lasso di tempo appunto in cui il pomodoro non fa nulla. Vedi, se io lo volessi allargare, guarda, come vedi io mi muovo qua e ho la parte centrale che tiene il pomodoro fisso, poi alla fine lui schizza via perché appunto è questa parte qua. In sostanza appunto ti basta prendere un po' confidenza, ma comunque hai visto come funziona, come si prende il controllo di questa parte qua. Mi piace moltissimo e la struttura di funzionamento è la stessa per tutti quanti gli altri effetti. Quindi se io voglio farlo ruotare il mio pomodoro, abilito la rotazione e gli dico che voglio che il pomodoro parta da 0 gradi, quindi semplicemente dritto come era prima se non sbaglio, e poi lo faccio arrivare per esempio a 90 gradi, e poi anziché farlo tornare indietro gli dico di andare avanti a 95 gradi, quindi di poco lo faccio spostare, tac, e quindi mentre lui torna indietro continuerà a ruotare un pochettino, come vedi, no? Oppure lo posso anche portare un po' di più, tipo 190 gradi, e continuerà la rotazione, come vedi. In sostanza con un po' di fantasia puoi veramente fare delle animazioni carinissime, aggiungere disegni, aggiungere cose. Devo dire che questa parte qua può aprirci, questa nuova opzione di Divi ci può aprire tantissimi canali di creatività. Guarda che carino l'effetto che ho fatto, sono molto soddisfatto.
E si deve solo stare un po' attenti dal punto di vista mobile, nel senso che molte di queste cose devono essere poi anche aggiustate quando stiamo lavorando nel mobile, perché adesso guardo ovviamente l'animazione molto bella, però magari potrebbe... No, è bellissimo, quindi boh, già ottimizzata per mobile, guarda, è una fortuna. Però ovviamente più sono complesse, più aggiungi elementi animati, più dovrei stare attento o attenta che si comportino bene anche sul telefono. Quindi questo è il mio consiglio. Usare il meno possibile, soprattutto usare soltanto se hanno una vera ragione di essere utilizzate, sia dal punto di vista del design in generale, se il tuo sito magari tratta argomenti che riguardano l'arte, la grafica, il design in generale, sicuramente è un ottimo strumento questo delle animazioni, ma anche se vuoi applicarle magari a elementi di marketing, tipo a dei bottoni dove vuoi convogliare l'attenzione dei tuoi utenti sulla call to action, per esempio, è un'ottima cosa da utilizzare. E se vuoi dei tutorial avanzati su questa diciamo feature, ci vediamo nei prossimi video e scrivili nei commenti ovviamente, e sicuramente affronterò questa cosa in maniera avanzata nei corsi di ImparaQui, nell'ImparaQui Academy. Se non li conosci ancora, vai a scoprirli, sono corsi dedicati a Divi, Elementor e a WordPress a 360 gradi. Ti ricordo di lasciare un like se hai visto il video fino a questo punto e di commentare appunto, e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e se attivi anche la campanellina ci potremo anche vedere ogni volta che pubblicherò un nuovo video, perché riceverai in automatico la notifica. Quindi a presto nei prossimi tutorial e buon lavoro con WordPress.